Buonasera al tecnico della Firenze Pallanuoto, partita che Cosenza ha vinto contro una squadra che comunque ci ha tenuto a fare bella figura. Ha lottato fino alla fine, nelle fasi iniziali del match ha provato a limitare la forza di Cosenza. Cosa salva lei di questa partita qui di Cosenza? Oggi salverei ben poco. Il Cosenza è sicuramente una squadra più forte di noi siamo molto giovani, abbiamo cercato di limitare i danni, hanno un centrocampo molto forte, anche se a mio avviso molto falloso. Siamo una squadra abbastanza leggera, abbiamo giocato abbastanza bene per i primi due tempi, poi pecchiamo anche un po' di poca esperienza. Spero che a Firenze sia un'altra, completamente un'altra partita. Tante giocatrici comunque giovani, abbiamo visto comunque delle belle individualità. Qual è il vostro progetto anche per fare conoscere la realtà che è di Firenze anche ad altre squadre, altre realtà del nostro campionato? Sì, siamo molto giovani, è una squadra che praticamente sono ripartita da zero e in un campionato comunque diverso da quello che eravamo abituate nel girone nord, e cercheremo di crescere partita a partita. Vi ho detto, ci vedremo a Firenze, il Cosenza è sicuramente più forte di noi, ma sarà sicuramente un'altra partita. E noi vi auguriamo un grosso in bocca al lupo. Grazie. Grazie mille, Ciao. grazie mille. Ringraziamo di questa intervista il tecnico di Cosenza Francesco Fasanella, un'altra vittoria dopo quella brillante di Tolentino, adesso anche con Firenze. Forse la nota positiva veramente di questa partita è che è stata una gara da due volti, non nel risultato, ma da due volti nella tattica in gara, perché abbiamo visto prima una Firenze più attenta a marcare il centroboa e Cosenza ha sfruttato al meglio il perimetro, poi quando Firenze ha liberato un po' il centroboa, che è Citino, Cosenza ha tolto via l'altra sua arma ed è riuscita a fare la differenza anche dal centro. Questa è testimonianza che hai una squadra che sia nel centroboa che nel perimetro veramente può fare la differenza. Innanzitutto grazie a voi per il servizio che fate, stupendo, perfetto, che in categoria non esiste in altre società, quanto credo. Poi sì, la squadra di Firenze sapevamo che nonostante i 3 punti in classifica non era una partita facile. Non era una partita facile perché ci conoscono tutti. Abbiamo il centroboa forse più forte del girone a detta di tutti gli altri tecnici. E abbiamo un buon perimetro, quindi qualcosa le altre squadre devono anche fare. Firenze ha iniziato subito con una zona M molto stretta su Citino, e noi siamo andate un po' in difficoltà sui primi tiri. Poi quando ci siamo sbloccate a livello mentale con delle buone conclusioni, Firenze si è aperto, ha lasciato Citino a fare un pochettino la lotta in uno contro uno con il centro avversario, e Giussi è stata molto brava a non ricambiare le botte date e a giocare molto bene. Da amante delle statistiche ti do un altro numero: Cosenza sì, è prima in classifica, si stacca dal trenino solo l'Acqua Chiara, restano Ancona e Flegreo. Il numero però nuovo è che Cosenza è nel girone la squadra che segna di più in questo avvio di campionato con le reti messe a segno oggi. Non so se ti fa più piacere questo o più piacere una difesa che nelle ultime due gare sicuramente sembra registrata molto meglio rispetto all'inizio di campionato. Guarda, sinceramente mi piace di più avere la difesa registrata Non perché avevamo dubbi. conosco benissimo le potenzialità delle mie ragazze in fase offensiva e quindi so le qualità che abbiamo e come possiamo sfruttarle. Stiamo lavorando bene, faccio sempre i complimenti alle ragazze perché tutte quante fanno dei grandi sacrifici per giocare questo campionato di A2. La maggior parte di loro studia e viene in piscina, l'altra metà lavora e viene in piscina in orari non del tutto semplici, quindi sono soltanto da lodare e da continuare a sostenere per come ha fatto oggi il pubblico. Ultima domanda telegrafica, oggi abbiamo visto forse la migliore Daniela Screnci, due gol per lei, ma soprattutto una prova difensiva sicuramente da vera leader. Guarda, Daniela è arrivata in Italia praticamente a 2 giorni dall'inizio del campionato. È un rischio che io con la società ci siamo presi perché l'adattamento di una ragazza che viene da fuori è sempre molto traumatico. È un modo di vivere la pallanuoto diversa, è un modo di vivere proprio diverso. Dobbiamo dare tempo a Daniela di registrare il suo modo di stare in Italia e sicuramente farà vedere delle buone cose perché è una brava ragazza. Grazie a Mr. Fasanella e in bocca al lupo. Grazie a voi.
Buonasera a Martina Gallo, la numero 3 di Cosenza. Una bella vittoria e una bella prova individuale. Partiamo dalla vittoria, gara che era alla portata di Cosenza, dobbiamo dire la verità. L'abbiamo affrontata così come a Tolentino, con un buon inizio, un ottimo inizio, targato soprattutto a Gallo per via delle tue due reti iniziali, e poi l'abbiamo gestita con estrema calma. Come giudichi questa partita e l'inizio di Cosenza? Allora, penso che potevamo partire anche meglio, più forte. Abbiamo sbagliato un po' troppi tiri in attacco e sulla carta era alla portata, era fattibile come partita, però queste sono le partite in cui puoi fare solo brutta figura alla fine, quindi puoi solamente, cioè, bisogna sempre partire forte contro queste squadre e far capire subito che ci siamo e siamo più forti. È andata bene, penso, comunque. Partenza forte anche la tua, due gol subito in avvio, poi la terza rete, porti a casa una tripletta in questa partita, testimonianza anche di un campionato in cui stai crescendo tanto, sei una comunque delle leader di questo gruppo e stai portando il tuo peso anche in termini di reti in questa stagione. Dove pensi che possa arrivare la tua squadra quest'anno? Guarda, io penso che siamo una bella squadra dove il progetto è quello di far crescere le giovani e sono contenta che gioco con mia sorella quest'anno e sono contenta che oggi ha segnato anche lei, ha fatto un gol. Mi piace pensare partita dopo partita, non mi piace dire possiamo arrivare prime, no. Partita dopo partita, a fine campionato vediamo dove siamo arrivati e tiriamo le somme. Penso che ci possiamo divertire comunque quest'anno. Io ve lo auguro a tutte. Grazie mille per questa intervista. Grazie a voi. Siamo con il presidente della Cosenza Pallanuoto, Francesco Manna. Cosenza è reduce da due vittorie in praticamente 7 giorni. Forse la notizia più bella è che l'acqua testimonia che hanno sposato il progetto che ha chiesto la società. Ripartire con tanti sacrifici, ripartire mostrando il lato bello della Pallanuoto, il bel gioco e fare crescere le ragazze. Fino in questo inizio di campionato credo che queste missioni che la società ha chiesto siano state fino al momento eseguite nel migliore dei modi. Sicuramente c'è stata una crescita di partita in partita, oggi siamo stati, diciamo, in partita fino al secondo tempo con l'altra squadra, poi insomma abbiamo allungato molto bene. Ancora si può fare meglio, ancora ci vuole più spirito di sacrificio da parte della squadra, perché no? E poi da partita in partita, se ci dovessimo trovare in alto, si può pensare a fare, ci auguriamo di fare anche i playoff. Squadra costruita, come dicevamo, col tecnico Fasanella nel modo più intelligente da questa società. La partita di oggi forse ne è stata la testimonianza. Quando Firenze ha raddoppiato su Giussi Citino nei primi due tempi è venuta fuori tutta la qualità di Cosenza dal perimetro. Quando ha cambiato modo di giocare in difesa Firenze è uscita fuori la forza di questo centroboa. Questa testimonianza che è costruita con tante armi per far bene questa squadra. Ma logicamente la squadra avversaria, sapendo che c'è Giussi Citino al centro, ha fatto una scelta. Facendo questa scelta sapeva che andava incontro ai tiri dei fuori. Sono state brave le nostre a realizzare dal perimetro e fare gol. Cosa diciamo importante sono state anche che hanno giocato le ragazze più piccole e queste stanno dando prova di una crescita partita per partita. E ultima battuta sullo splendido pubblico che sta avvenendo qui in piscina praticamente ogni partita, una tribuna piena. Cosenza si è reinnamorata veramente di questa squadra nonostante la 2 e sta spingendo queste ragazze. Questa testimonianza che veramente si è creato un gran bel clima e che finalmente Cosenza risponde anche in Serie A2 alla chiamata di queste ragazze che stanno veramente dando il cuore. Ma questo progetto di tutte cosentine o calabresi, oltre che per una crescita loro, dà un senso di appartenenza alla città e alla Calabria. Questo ci fa piacere, vediamo la tribuna sempre piena, ci aspettiamo sempre più gente, che è quella marcia in più che può dare quel risultato a quell'ultimo secondo che ci serve. Voglio ricordare e dare le mie più sentite condoglianze alla società Briz, in quanto è venuto a mancare il presidente. Quindi ci tenevo a dirla questa cosa e sono veramente dispiaciuto. Condoglianze alle quali ci accodiamo anche noi e ringraziamo il presidente Francesco Manna. Buona serata.